arriva un momento. Guardiano! Guardiano! Della vita di ogni uomo. Sei vivo! In cui il passato bussa alla porta. Può volare. Questo momento per tutti noi è arrivato. Torneremo quando sarai pronto. Andiamo a casa. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui siamo in una mappa di merda per giocare con un'arma di merda. Oggi infatti, come avrete letto dal titolo, penso, non so che titolo ho messo, stiamo giocando con il Kvostvob 7G qualcosa, lettere, numeri. Arma che è stata riportata da Destiny 1 con l'occasione di New Life, tutte le missioni insomma riguardanti Destiny 1, e che devo dire fa veramente cagare. Per chi non sapesse, il Kvostvob è la prima arma che impugniamo in Destiny. Ed è poi il soggetto di una quest esotica che ci porterebbe, in Destiny 1 ovviamente, ad avere la sua versione esotica. Porca puttana. Ora, io non mi ricordo minimamente come fosse la versione bianca di quest'arma in Destiny 1, perché penso di non averla nemmeno mai usata da persona non malata di mente quale ero in Destiny 1. Cristo Dio e pompa! Ma Bungie ha deciso di regalarmi questa versione fantastica di quest'arma fantastica in Destiny 2, e quindi io, da bravo giocatore quale sono, mi sono messo a provarla in crogiolo. E devo dire che provandola mi sono reso conto che quest'arma fa veramente cagare. E quindi spero veramente che l'abbiano messa, porca puttana, con queste soppressioni. Spero vivamente che l'abbiano messa per far ritornare il costo esotico, perché altrimenti non ne vedo minimamente il senso, se non il fatto di far dire oh, il costo, ma voglio cazzare di Destiny 1. C'è da considerare anche che comunque il Kvostvob è un'arma che troviamo in un garage polveroso dove nessuno entra da secoli, dove ci sono solo i caduti, e quindi diciamo che ha senso che faccia schifo. Però certo, mi aspettavo che un minimo utilizzabile fosse, cioè fa veramente cagare raga. Adesso cerco di farvi vedere un gunfight fatto per bene. Cerco di farlo per bene, poi vediamo cosa succede. Va bene, questo non vale perché c'era il tipo col pompa, questo non vale perché è troppo lontano. Questo varrà? Si avvicina un minimo, sì, ok. Ok, quest'arma non mette colpi in testa. Non so se avevate notato, ma non mette colpi in testa. Cioè, anche se io mirassi in testa, quest'arma o non metterebbe colpi oppure mi darebbe body. Perché evidentemente ha una canna storta, oppure non lo so, i proiettili sono talmente piccoli che la massa del corpo li attira, e quindi vanno comunque in body. Ah, in tutto ciò mi sono dimenticato di dirvi la cosa più importante, ovvero il lato positivo di quest'arma. Quest'arma non ha perk. Infatti Bungie ha deciso di non mettergli un perk. Gli hanno messo giusto il telaio, perché giustamente senza telaio non poteva sparare, e quindi hanno detto va bene, gli mettiamo il telaio giusto per amor di logica. È una cosa troppo mainstream mettere colpi in testa, quindi proviamo, non lo so, a fare un tuffo carpiato al contrario col fucile in mano, non lo so, e vediamo se forse succede qualcosa. Allora, in quello tutto storto, dicevo, cioè se sparate l'arma fa, gli prende il Parkinson, inizia a sparare un po' a destra, un po' a sinistra, poi va giù, va su. No, oh che cazzo, sì. No, sì, no, sì, no, sì. Bella super. Quanti colpi in testa ho messo, raga? No, 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 allora ce l'ha il perk, mi sono sbagliato. C'è un perk segreto. Ogni tanto mette colpi in testa. Tipo ogni 4 morti riesce a mettere qualche colpo in testa. O forse più morti di fila accumulano colpi in testa che puoi mettere poi nella vita successiva. Quindi cioè io veramente sono da una parte allibito, perché boh, non trovo il senso di quest'arma, e dall'altra parte spero ovviamente che l'abbiano messa, porca miseria, per rimettere la quest esotica nel costo, vero? Anche perché altrimenti non vedo quale sia l'utilità di questo pezzo di ferro. Quindi in conclusione direi che l'unica utilità di quest'arma sarebbe se potessimo lanciarla contro gli avversari e farli svenire per quei 30 secondi. Ma non si può. Detto questo, addio. Siamo la tua salvezza.